Ah, vabbè, era importantissimo secondo me vincere, perché nonostante non abbiamo fatto una bella partita, la curva ci ha applaudito, quindi questo vuol dire che anche la curva si aspettava una partita non esaltante, ma penso che faccia parte della normalità. Non ho visto gli altri risultati di primavera, ma sono pronto a scommettere qualche risultato strano c'è stato, come è normale che sia. Anche soli 90 minuti sulle gambe in più che aveva sul Tirol si sentono. Oggi ci sono praticamente tutti i giocatori che non hanno mai fatto 90 minuti, lo hanno fatto in 7 praticamente, e quindi non era facile. Siamo all'inizio, abbiamo trovato una squadra che all'improvviso ci ha cambiato modulo, perché si doveva presentare 4-3, abbiamo fatto fatica un po' all'inizio del primo tempo, perché ovviamente fino adesso non ho avuto modo di provare le diverse soluzioni nel giocare contro una difesa a 5 o una difesa a 3. Abbiamo preparato quella partita, abbiamo fatto un po' fatica, perché insomma dalla panchina, se non prepari prima durante gli allenamenti, fai fatica a spiegare determinate uscite. Infatti tante volte le abbiamo fatte discretamente, altre volte un po' fuori tempo abbiamo preso qualche contropiede. Ci sono state anche note positive, anche dei singoli. La conferma di Torreira, Valoti, Vukušić molto bene, e sono molto contento perché ha fatto una partita, un'ottima partita, secondo me è stato tra i migliori, un po' sfortunato su qualche rimpallo, però sono contento di tutti, dai. In difesa qualche errore probabilmente, soprattutto nel primo tempo. Sì, molti errori dovuti al fatto che ogni tanto andavamo un po' fuori tempo sulle uscite volendo essere aggressivi, e ogni tanto abbiamo preso qualche contropiede di troppo, e ovviamente la difesa va in difficoltà, e poi se ci mette anche qualche errorino che fa è normale, sono tutte cose che si possono limare. Sì, diciamo che nel nostro miglior momento c'è stato il gol del Pescara, dopodiché abbiamo allentato un po' e poi abbiamo fatto la partita come dovevamo farla, pensando di poter migliorare le prestazioni che abbiamo avuto fin qui. Ci sono stati dei fischi quando è stata letta la formazione, è stato letto il nome di Stroppa, ma perché andate sempre a prendere cose negative? La domanda era questa. Io ero negli spogliatoi, sereno e tranquillo a preparare la partita, basta. No, ma quello che è stato, Stroppa, si riesce a dare una spiegazione di perché non i tifosi... No, me la darò mai se non me la date voi, quindi problemi sotto questo aspetto non ci sono. Voleva essere una domanda polemica, no, voleva lo so, solo... però stiamo parlando della partita, siamo in un momento sereno, andiamo sempre a trovare qualcosa che... No? È il nostro lavoro. Sì, perfetto. Okay.